La community ravennate dal nome Generazione Intraprendenti Felici, non potendo organizzare gli aperitivi di scambio di idee ai tavoli di un bar, in questi giorni di vita ai tempi del coronavirus ha deciso di incontrarsi attraverso una diretta Facebook nella serata di giovedì 2 aprile con un appuntamento speciale, quello con Valentino Magliaro, 27enne ospite alla rete dei valori organizzato da GIF il 23 marzo 2019 al palazzo dei congressi se pensiamo a quello che stiamo vivendo in questo momento sembra un mondo diverso Benissimo. quindi eh, fa ancora più riflettere come eh, occasioni e come situazioni possono cambiare e mutare veramente nel giro di, di, di poco e nel giro di breve in conto che l'anno scorso questa settimana era la settimana per me più internazionale di tutte, perché io facevo in una settimana New York, tornavo, facevo tappa a Milano per 24 ore, poi Berlino e poi Londra, tutto passando per Milano nel, nel dormire. E, e se penso che ora io non la possa più fare e non so quando possa rifare un'altra settimana di questo tipo, fa molto riflettere su quello che hai fatto fino adesso e su come poi si sta evolvendo chiaramente il mondo. La community GIF, che punta molto sulla qualità delle proprie relazioni sociali, nata il 10 febbraio 2018, è stata sostenuta fin dall'inizio dall'assessorato al turismo. Quindi ricordiamo anche il valore delle relazioni, nelle parole dell'assessore Giacomo Costantini, in questo periodo in cui le persone possono stare in contatto quasi esclusivamente attraverso il mondo digitale. Tecnologia sempre più pervasiva, però c'è sempre spazio per il vis-à-vis. Esatto, bisogna trovare tempo e darsi tempo per crescere insieme come comunità e per fare questo, occasioni come quella organizzata dall'Associazione dei Giovani Intraprendenti e Felici è una buona occasione di confronto e di scambio di buone pratiche che gli aiutano a uscire anche da quelle che sono le abitudini limitanti: quelle cose che eh, nel momento in cui il progetto rimane solamente nella nostra testa e i sogni solamente nel nostro cassetto stentano a decollare e invece messi in comune e confrontati con chi magari ha avuto le stesse difficoltà o le stesse ambizioni possono veramente creare del valore aggiunto quindi è un'iniziativa preziosa eh, dove i giovani parlano ai giovani eh, in modo da ricordarsi sempre che eh, le tecnologie devono essere abilitanti e facilitatrici di eh, un modello anche diverso e più eh, veloce di comunicazione però non devono il rapporto umano e le relazioni che ci riescono a partire da una base empatica e quindi di coinvolgimento che difficilmente riesce a riprodurre tramite una macchina, eh, saranno sicuramente più durature e con degli obiettivi quantomeno eh, condivisi in partenza. Quindi un grosso in bocca al lupo a questa iniziativa e a quelle che da questa iniziativa ci auguriamo potranno essere generate.